Quest'oggi andiamo alla scoperta del progetto del Tecnopolo di Modena, che porta la firma dello studio di architettura e ingegneria politecnica di Modena, appunto. Una struttura che è molto avanzata dal punto di vista dell'efficientamento energetico, non poteva essere altrimenti per un luogo in cui viene fatta ricerca. Architetti ed ingegneri dello studio Politecnica si sono dovuti misurare con edifici preesistenti, hanno dovuto integrare il proprio intervento con ciò che era già esistente. Il contesto è un campus universitario che si basa su due maglie di direzioni, di cui uno è ortogonale e un altro è distorto, stirato. E quindi queste due direzioni ci hanno ispirato per le diverse funzioni, quindi c'è un auditorium, ci sono uffici, laboratori e poi le scale, gli accessi. Abbiamo sfruttato questi angoli per creare degli spazi belli, cioè che si espandono liberi. 1800 i metri quadrati di facciata ventilata con gres porcellanato made in Florim, una realizzazione nata tra la collaborazione tra lo studio Politecnica e Florim Solution. In questo caso la Florim è stata chiamata per intervenire per la realizzazione completa delle facciate ventilate, quindi del rivestimento esterno dell'edificio, dal rilievo alla progettazione, alla fornitura e alla completa installazione, con soddisfazione evidentemente del committente, del team di progettazione generale architettonico. Una parte importante è l'aspetto del coibentazione, è coibentato bene, una copertura bianca che riflette il sole l'estate, ai frangisole fisse e alla facciata ventilata che è di zero manutenzione. E la facciata ventilata poi smaltisce l'umidità e l'estate smaltisce anche il calore, perché il calore esce attraverso i fori dalla piastrella. In questo caso in particolare, secondo noi, dà quella possibilità di risparmiare nel tempo, oltre i benefici di tipo energetico e oltre l'evidente valore estetico, c'è un altro passaggio, secondo noi, fondamentale, legato soprattutto agli interventi come questo, che sono edifici pubblici, e cioè il fatto di fare un qualcosa che nel tempo non costi in termini di manutenzione. L'utilizzo della ceramica Florim, l'utilizzo in generale di una soluzione ventilata, offre di fatto la possibilità di non spendere dei soldi nella gestione totale dell'edificio nella sua vita utile, che normalmente viene calcolata in 20-30 anni. Una cosa importante nella facciata ventilata o nella piastrella in generale è che sei vincolato a delle dimensioni modulari, e questa è una cosa che ci piace, e abbiamo usato qui diversi moduli per un po' giocare e per dare un senso a delle aperture che non erano sempre allineate. Per questi 1800 metri di facciata ventilata è stata utilizzata la collezione Flortec, made in Florim naturalmente, che consente di utilizzare diverse soluzioni estetiche ma anche dimensionali. La prima differenziazione è sulla modularità, quindi è un 60-120 e un 40-80 che vanno a abbinarsi 2 su 3, quindi le fughe continuano su certe fughe e altre si fermano, e questo è una cosa interessante da vedere e ci dà un senso anche delle aperture che magari non sono allineate. Questo è sottolineato con una differenza in tonalità, con una cosa un pochino più chiara, una cosa un pochino più scura. E vicino agli ingressi abbiamo usato anche un texture che si chiama canucciato, che ti dà un senso di profondità o di tocco, cioè più tattile.